Buongiorno, benvenuti a Modena. Siamo nella sede della società che organizza da 17 anni la 100 km del Sahara. Siamo qui, io sono Adriano Zito, di fianco a me c'è il responsabile tecnico del progetto Nordic Walking in Sahara, Luca Zaramella, che dopo ci spiegherà quelle che sono le novità di questa seconda edizione. Quest'anno le novità sono importanti perché si è voluto adattare la gara al mondo del Nordic Walking, quindi distribuendo la distanza anziché su 3 giorni in 5 giorni, in modo che tutto sia in una maniera più completa e più interessante per poter godere il fatto del deserto. Il percorso è stato adattato maggiormente al mondo del Nordic Walking, distribuendo gli interi 100 km, per l'esattezza 111, in 4 giorni e 5 tappe, di cui una notturna, mantenendo il tappone finale di 42 km, che è quello che dà forse l'avventura e l'atmosfera migliore. Per queste informazioni e per catturare poi tutti i particolari, è importante riferirsi al sito ufficiale della 100 km del Sahara, però di questo ce ne parlerà anche Adriano Zito. Vi ricordo l'indirizzo del sito internet www.100km.com. A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni dettagliate del programma sviscerato in ogni suo particolare. Una piccola anticipazione: a seguito appunto dell'esperienza dell'anno scorso, alcune modifiche per quel che riguarda lo sviluppo chilometrico, mantenendo la prova notturna e mantenendo la maratona, ma soprattutto il fatto che il gruppo viene unificato al gruppo dei runners, le tempistiche e la prova è esattamente equivalente, ci sono dei tempi di riferimento, dei tempi massimi ovviamente diversi, però tutto il gruppo partirà allo stesso momento e le condizioni di gara e le condizioni di, diciamo, di assistenza organizzativa sono esattamente le stesse. Per la precisione, vediamo lo sviluppo chilometrico e giornaliero. Abbiamo detto 4 giorni e 5 prove. La prima giornata 27 km. Nella seconda giornata avremo invece 13 km la mattina e 7 km la sera, percorso notturno. La giornata successiva, siamo alla quarta tappa, 21 km con partenza e arrivo nello stesso accampamento. Per arrivare poi all'ultima prova, 42 km, partenza da un campo, arrivo nel traguardo finale presso Luca ci ha parlato dell'emozione, della suggestione, della bellezza di affrontare il deserto in 4x4. Voglio spendere due parole, rappresento un'organizzazione e voglio rassicurare quelli che saranno con noi, perché per noi l'impegno nei confronti del mondo del Nordic Walking è esattamente lo stesso che mettiamo a disposizione da tanti anni per il running, per i corridori, ed è un'assistenza totale che mette in grande sicurezza l'intero gruppo. E in questo senso mi sento veramente di farmi garante, perché la nostra esperienza, i nostri anni di attività sono mirati soprattutto per finalizzare la sicurezza di tutti quelli che saranno con noi a fine aprile del 2015. Una delle domande più ricorrenti che ci troviamo spesso a dover rispondere è relativo alla sicurezza.
in questa gara sicurezza sanitaria e sicurezza politica. Di questo argomento la persona più indicata per poterci dare delle risposte molto precise è Adriano Zito, che l'ambiente lo conosce molto bene e quindi potrà essere molto chiaro in una risposta per chi ci sta ascoltando. Certamente è giusto avere a cuore questo tipo di problema, sarà molto breve per quel che riguarda la sicurezza sanitaria. Tutto il Nord Africa non è coinvolto in nessun tipo di problema, per cui la Tunisia è assolutamente tranquilla e sicura. Da un punto di vista politico, ancora meglio, perché la nostra manifestazione intanto è una delle pochissime manifestazioni in Tunisia importanti internazionali, tutelata dal Ministero della Difesa, dalla Guardia Nazionale, ma soprattutto il paese si è avviato ad una normalizzazione che ci dà le garanzie per essere lì nuovamente con la nostra. Aprile 2 maggio, questa è la data della 17ª edizione, ovviamente 2015, un programma di 8 giorni, 7 notti, 2 notti in hotel, 5 notti in accampamento, questa è la formula, iscrizioni già abbondantemente lanciate, termine di chiusura il 31 di marzo, sarà l'ultima data utile per iscrizioni. Ricordo anche che per chiarire ulteriori dubbi e per tutto quello che riguarda il mondo Nordic Walking è stato realizzato un sito ad hoc www.nordicwalkinginsahara.com. In quell'area potete trovare ulteriori informazioni, video, foto e potete chiarire ogni vostro dubbio facendo riferimento anche alla voce e ai contatti nel caso che ci fossero altre domande, altre questioni per le quali noi risponderemo da un punto di vista organizzativo, Luca da un punto di vista tecnico. تمنيت ان عايش معك غير انتي عايشة هيك وتموى